trovare un parco divertimenti tanto bello da poter essere definito perfetto è veramente difficile. O almeno lo era fino a qualche giorno fa. Ma poi ho avuto il modo di visitare Europa Park in Germania a Rust. E forse quel parco l'ho trovato. Ma sono sicuro che avrete anche voi modo di giudicare grazie a questa trilogia di vlog che ho registrato e che usciranno sul canale. Quindi godetevi anche voi lo spettacolo di Europa Park. Buongiorno, oggi siamo finalmente a Rust in Germania e finalmente vi... posso dirlo? Finalmente avete scoperto dove siamo venuti, cioè all'Europa Park, uno dei parchi più belli al mondo e in realtà il primo vlog... È uno dei borghi più belli d'Italia, ma non è che... È uno dei primi, cioè no, è il primo vlog che faccio in un parco che faremo però con l'aiuto di Nicolò Cumerlato e di Davide, quindi... Cercheremo di farvi vedere, questo parco è immenso, cercheremo di farvi vedere il possibile, in realtà non diciamo che ci siamo già spoilerati ieri un po' di cose perché già siamo venuti il pomeriggio, ma questi sono altri discorsi. Cercheremo di farvi vedere il possibile perché è immenso e anche con qualche POV delle attrazioni migliori. Quindi, entriamo! Nel mentre che loro fanno anche qualche clippetta per appunto i loro video, io vi spiego un attimino che cos'è Europa Park. È un parco, il principale parco divertimenti in Germania, un parco che si estende per 350.000 metri quadri e in realtà è il secondo solo rispetto a Disneyland per numero di visitatori e è appunto un parco creato dalla MAC International, cioè un brand che oltre a creare appunto coaster e attrazioni ha creato proprio il proprio parco e ci sono la bellezza di 100 attrazioni e 13 coaster. Comunque signori, noi spieghiamo, siamo entrati che sono le 8 e 45 perché il parco in realtà apre... Intanto camminiamo però. Camminiamo. Anche se non sappiamo le strade. Il parco in realtà apre alle 9, però comunque vi fanno entrare già a partire da un'oretta prima, anche se le attrazioni sono chiuse. Comunque ora andremo a fare, tanto per iniziare la giornata, un coasterino molto tranquillo, Blue Fire, che è un launch coaster creato da loro, dalla MAC International. In realtà è il primo launch coaster che faremo tutti. Comunque è pazzesco quanto sia tematizzato bene e dettagliato questo parco. Io ve lo dico ragazzi, ne ho girati di parchi, anche di Disneyland, insomma. Veramente la tematizzazione di questo parco è un qualcosa di veramente pazzesco. Comunque, preciso anche che usciranno altri vlog dal parco. Comunque questo parco è immenso, cioè non riusciamo a girare da una parte all'altra perché sono fuori davvero oggetti nuovi, cose nuove che non abbiamo mai visto. C'è il negozio della Lindt, che per noi italiani è tanta roba, lì poi ci andremo dopo. Ah no, anzi, dobbiamo passare là. Ma che esatto. Dopo? Poi là però dovrai far vedere che lì c'è il treno. Esatto, no, facciamo vedere. Senza barriere. Sì. Se uno, un bambino passa e passa anche il treno, non sta attento, lo tira su. Rispetto ai parchi italiani è... La sicurezza... Vuoi andare? C'è l'aria scandinava. In realtà non ci siamo ancora passati qua. Lì ci sono le rapide. Ma poi ovviamente andremo anche lì. Thank you.
Eccolo, eccolo. Vediamo se riusciamo a prendere. Eccolo. Beh. Niente male. Il tracciato è veramente, veramente bello, ragazzi. Andiamo a vedere. Andiamo a vedere appunto com'è. Questo loop, ragazzi, veramente imponente. E qui c'è appunto il lancio magnetico della, appunto del coaster. Lì dietro si vede Wudan, che è un Timbered coaster. Abbiamo fatto Blue Fire, signori, veramente veramente bello, forse più bello di Silver Star, o almeno io non avevo mai fatto un coaster con così tanti loop, con questi loop molto molto stretti. Non so ancora benissimo le terminologie, però veramente veramente bello, e i miei occhi forse diranno quanto il lancio si sentisse. Guardate che spettacolo Wudan, veramente è un treccio di legno pazzesco e ti fa dire proprio come cavolo fa a stare in piedi. Comunque Wudan è appunto, come vi dicevo, un Timbered coaster e non è stato costruito dalla MAC. Però è appunto il terzo coaster in legno più veloce d'Europa. Otto, Matteo! Push! Piano! Gira! Tanto qua non si capirà niente perché c'è un casino. Oh. Se sbrizia, ho fatto Wudan e in realtà l'avevamo già fatto ieri. Si capisce, quindi, dai capelli come siamo. Sì, si capisce. Comunque è veramente bello e devo dire che veramente è in legno, ma va fortissimo. Eccoci ad Arthur. Diciamo che potevano oscurare meglio quella parte là. Sì, nel senso, lì. Vedere i buchi non è che mi anche piace. Lì. Cosa? Però ci hanno messo tutte ste erbe.
Questa è la canzone di Pirates in Battaglia. Che quello, quella era proiezione. Se la facevano più stondata, la staccavano di più dal davanti. È vero, era veniva un po' meglio. Però apprezzabile, molto definita. Pure la musica è molto bella. Il tirato è un po' diverso dal normale, no? Sì, con questo tema. Abbiamo fatto Pirati in Batavia. E comunque è molto molto bella. A livello di tematizzazione, forse dico anch'io che è meglio dei Pirati dei Caraibi, però è un po' corta rispetto alle altre, quindi pecca un po' in quello. Salve, no, adesso questo è diventato il mio video. No, niente, volevo dire che secondo me manca un po' di azione. Ah, che è vero. Ecco l'Italia, guardate che bello, qui è tipo Venezia, penso sia Venezia questa, tipo. Questa è Venezia, eccola qua, questa è Venezia questa? Con i pali delle gondole, comunque l'Italia non mi piace molto, non è proprio Italia, effettivamente anche questa attrazione non c'entra molto con la zona italiana. Stiamo andando a fare questa cosa oggi. Bello. Dopo aver fatto quella di Disneyland, certo, questa è un Haunted Mansion un pochino in miniatura, nel senso non è proprio uguale, poi oltretutto hanno copiato molto, però ripeto, in Italia una roba del genere ce la sogniamo, quindi è assolutamente bella e rende il parco sicuramente, no? Ecco, non mi piace molto l'entrata, nel senso è come si dice... Non gli dà... C'è poco valore, è sottovalutata. Sì, cioè non capisci che c'è una giostra qua. Silver Star... Voletarium pazzesco. Mamma mia, spettacolo. Cioè io penso sia l'attrazione non coaster più bella che abbia mai fatto. Veramente veramente bello, ti lascia sorpreso. Ma che bella questa zona qui con il che è tipo il Globe Theater questo. Bello, bello, bello. Che? Ah, c'è scritto? Sono proprio ritardato allora. Comunque questa è la fila per Food Loop, non è neanche esagerata forse, però penso almeno un'oretta sarà. Rieccoci in questo scorcio bellissimo.
scusate, ma ci si bagna sulle rapide? No, 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 tranquillo. Ah, ok, mi fido allora. Ciao, eccole. Ciao. Ciao. Oh, cazzo, mi ho imbarcato l'acqua, attento. Ce l'ho dentro alle scarpe. No. Ah, senti come ride. Ce l'ho dentro. No, ma che gliela butti? Ti ci sta bene. Sì, è molto meglio. Ci si asciuga qua. Allora, stiamo andando a fare l'Atlantica. È un water coaster, come si chiama? È un Volts America Boys. È costruito dalla MAC International, quindi da appunto loro. Se la cantano e se la suonano. In realtà non dovrebbe essere niente di chissà quanto e special, però vediamo. Cioè ragazzi, questa è la stazione, parte direttamente con la... con la salita. Io dai, dovrei essere più salvo di tutti. Ma neanche il tempo di rendere. La... Maria De Filippi in concerto! Oh, bellissimo! La sua... Prego, si dica cosa... si rivolga. Allora ragazzi, stiamo andando a fare i Silver Star. L'avevamo appunto già fatta ieri, è stata la mia iniziazione per colpa loro. E l'ho sentita tantissimo ieri. Quindi vediamo oggi un po' che sensazione sarà. Mi dicono che forse sarà un pochino smussata. Ok, l'unico che è stato bravo ci ha spiegato come si va a prendere la front row. E quindi lo faremo in front row. Che mi hanno spiegato questi due che in realtà si sente un po' meno perché la discesa inizia dopo. Le ho detto che sarà rilassante. Cari, tiri da una parte e dall'altra hai più carga, ma senti meno la discesa. Se vai in fondo senti più la discesa. È tutto un sistema complicato di cuore. Va bene. Qui ora inizia un po' di climatizzazione a tema Mercedes. E secondo me è molto molto bella, ripeto, minimal, però bella. Ci sono appunto due macchine, penso una da formula, molto molto carina. Comunque abbiamo rifatto Silver Star in prima fila. Ora non so se è perché che la prima volta era il primo coaster che ho fatto, quindi le ho sentite veramente tutte le discese, o perché eravamo in prima fila ed effettivamente, come dice Nicolò, si sente un po' meno, ma questa volta mi è piaciuto tantissimo. Quindi in ogni caso vi consiglio di farlo in prima fila. Signori, siamo venuti a mangiare alla pizzeria veneziana. Oh, ma che spettacolo, Madonna, che spettacolo, schifo. Guarda che non è... Con i forni, sta pizza è congelata. Il piatto e la pasta con il succo bolognese. Let's go to do can costa. Ha 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 ha!
Comunque sì, stavamo giusto dicendo durante il video che questo parco è diviso in aree, perché appunto siamo Europa Park, non perché hanno voluto chiamarlo così, perché diciamo, ma come lo chiamiamo il parco? No, perché è diviso in più aree, ci sono tutte, non tutte, però insomma è sempre in espansione, ci sono la maggior parte delle, dei paesi europei. Fatto Silver Star per la terza volta, ogni volta è uno spettacolo. Sta ricominciando a piovere! Dai! È arrivato il momentum di Poseidon. Questa acquatica non ci sta nessuno, beh, d'altronde sta piovendo. Siamo gli unici idioti. Guardate che bella la, tutta la climatizzazione qui della coda. Sì, ma cos'è questa roba? Cos'è questo quadrato? È un... Vai, andiamo, dai. Ecco la stazione di Poseidon. Comunque dai, non è male. Per quanto sia veramente dura, comunque è vecchia come attrazione, però dai, nel contesto, a parte che ci siamo frascicati, potete vedere, nel contesto è carina, molto carina, dai. Non tra le migliori, sicuramente meglio di Atlantica, che cioè non c'era niente. Allora, stiamo facendo una Dark Ride. Ma questo a Gardaman, tipo, può essere? Può essere che sia la battaglia base? A zero! Comunque casa di Cassandra. Una cassata. Meglio casa mia. Una cassata. No vabbè, una flat ride molto tranquilla al buio, cioè ci sta, è carina. Mi dicevano uguale a? Eh? Alla casa di Prezzemolo. Sì, sì, è stessa roba. Insomma, non serve roba, venire roba qui che gira, per... te fa girare i maroni. Per farla. Cioè, gli ingressi non c'è scritto nulla comunque, cioè è tutto completamente... Questo non c'è scritto neanche che è il Bob. Ma come funziona? Allora ragazzi, abbiamo fatto i Bob, madonna. Una... Non lo so, una... Vabbè, sicuramente è un'attrazione vecchissima del parco e ci mancherebbe, magari 20-30 anni fa era anche un qualcosa di molto innovativo. Certo, adesso non è che stupisca più di tanto, certo stupisce il metodo con cui è realizzata, ma allo stesso tempo è molto corta, molto breve, nel senso non è piaciuta a nessuno di noi tre, quindi insomma. Questa è la Svizzera, devo dire è bellissima. L'acqua piovana. Loro bevono? Più sti con l'acqua piovana è meravigliosa.